La parola al professor Francesco Margiotta Broglio, che come sapete ha una conoscenza particolare, anche un'esperienza particolare proprio sulla materia che stiamo trattando. Prego Francesco. Allora, buongiorno, grazie agli organizzatori per l'invito, grazie a Enzo che mi ha introdotto. Due parole, una un ricordo personale di Paolo Barile. In quel periodo parlammo molto fra noi e fummo gli unici, e devo essere grato agli organizzatori, che nella cartellina hanno messo il mio articolo del Corriere dell'epoca e quello di Barile sulla Repubblica. Cioè riuscimmo sui due giornali più letti a parlare di questa cosa. Poi fatemi dire una frivolezza. È un gran piacere per me venire a parlare in questa sala dove per solito ho fatto lezione agli studenti del seminario parlamentare, perché negli anni 50 io da Roma sono venuto a ballare in questa stanza perché una mia cara amica fiorentina sposò il principe Ruspoli, proprietario, che dopo essersi sposato organizzò un gran ballo per, in onore della moglie. Quindi qui c'è un ricordo, diciamo, quasi di infanzia. Allora, quando nel 2005 l'Accademia di Francia mi invitò ad intervenire al convegno che celebrava i 100 anni della legge di separazione, spiegai che quando nell'Italia del Risorgimento vennero messe le basi della laicità italiana, le conoscete tutti le leggi, i francesi di Napoleone III, forti anche del concordato di Napoleone I, spararono addosso al nostro esercito dopo avere il 3 luglio del 49 sconfitto la Repubblica Romana e occupato la città, e poi abbandonarono la difesa dello staterello di Pio IX solo dopo la sconfitta della Francia a Sedan, l'imprigionamento dell'imperatore e il governo di Gambetta, che fu il primo presidente della Repubblica francese che nel discorso di insediamento auspicò la separazione fra Stato e Chiesa, ma il Vaticano non fece una piega. È vero che nel 1792 la Francia rivoluzionaria aveva laicizzato lo Stato civile e il matrimonio e introdotto il divorzio, ma non era riuscita a laicizzare l'istruzione pubblica. E pur ghigliottinando o fucilando circa 3.000 preti, non aveva esitato a riconoscere con Robespierre l'esistenza di un essere supremo e dell'immortalità dell'anima. Napoleone I poi non esiterà a stabilire che la religione cattolica era quella della maggioranza dei francesi e a stipendiare vescovi e parroci. Stipendi che sono ancora quelli napoleonici in vigore e vengono pagati nei territori dell'Alsazia e Lorena. Quindi alla faccia della laicità, la Francia stipendia vescovi e parroci. Carlo X nel 1825 non aveva esitato a punire con la pena di morte la profanazione dell'ostia consacrata, e il clero francese non aveva esitato da parte sua a benedire nel 1848 gli alberi della libertà. Ci vorrà Jules Ferry per confermare nel 1880 che la scuola doveva essere gratuita, laica e obbligatoria. Ma non so che se sapete chi è il primo che coniò il termine giuridico di laicità. Si chiamava Ferdinand Buisson, che era il direttore generale dell'istruzione elementare al Ministero della
l'educazione nazionale, e fu lui che parlò di laïcité mot nouveau, che non era ancora di uso generale ed era un neologismo. E lui fece la battaglia che vinse per la laicità e la neutralità delle cose. Non credo che sappiate che Ferdinand Buisson nel 1927 ebbe il premio Nobel per la pace. Ecco, questa è, secondo me, in questa dimensione è una cosa importante. Su queste basi si giungerà nel 1905 alla separazione e nel 1946 alla costituzionalizzazione della laicità, preceduta nel 23-24 dagli accordi con la Santa Sede e dall'eccezione concordataria ribadita nel 2013 dal Consiglio Costituzionale dei territori dell'Alsazia e Lorena, che sono sempre concordatari. All'inizio del nostro millennio sono i rapporti con l'Islam nazionale, cioè non con i paesi islamici, con l'Islam nazionale di Francia, a riaprire il problema, in primis quello dei luoghi di culto. Perché dopo la separazione i luoghi di culto francesi sono in gran parte di proprietà dello Stato. Si arriverà, dopo il rapporto della Commissione Stasi, alla legge 15 marzo 2004 che vieta di indossare simboli religiosi ostensibili nelle scuole pubbliche, al concetto elaborato dal presidente Sarkozy nel dicembre 2007 di una laicità positiva che deve valorizzare le radici cristiane della Francia, radici che però successivamente proprio la Francia farà eliminare dal progetto di costituzione dell'Unione Europea. Quindi vedete quanti sono le contraddizioni. Si discute oggi di una laicità a geometria variabile o di rinnovare la laicità. E nel 2008 il Consiglio di Stato ha stabilito che una pratica religiosa radicale, come ad esempio quella dell'Islam, è incompatibile con i valori essenziali della comunità francese e soprattutto con il principio di uguaglianza tra i sessi, legittimando il rifiuto della cittadinanza alle persone che seguono tale pratica con riferimento agli articoli 21-24 del Codice Civile. Lo scorso 9 aprile, il presidente Macron, parlando ai vescovi francesi, ha dichiarato di voler ristabilire il legame fra Stato e Chiesa cattolica, ripristinando l'indispensabile dialogo, ma ha provocato dure reazioni da parte della sinistra laica, in primis un uomo politico noto, Mélenchon, e la filosofa Elisabeth Badinter, che ha parlato in un'intervista, lunga intervista a Le Monde, di signal le plus inquiétant du grand retour en arrière e anche di santa alleanza dei reazionari. Quindi, come vedete, la questione in Francia è sul tamburo. Va ricordato comunque che la laicità si è sviluppata in Francia per garantire la libertà di coscienza e di credenze religiose, ma anche ateistiche, peraltro non apprezzate al momento della legge di separazione, che separò le due Francie, mentre oggi si differenzia tra laicità aperta e laicità tradizionale.
e si parla sempre di più di nuova laicità o di un terzo tipo di laicità, cioè non sanno più che inventare per, non dico eliminare, ma insomma per svuotare un po' il principio di laicità, che deve garantire comunque, dicono il Parlamento in Francia, deve garantire la impenetrabilità di valori politici e valori religiosi in una società pluralista. Consiglierei comunque ai più giovani che sono in sala di leggere la novella Edoardo e Dio nel volume Risible Amour di Milan Kundera. In Italia si parla invece di laicità aperta anche per contenere il crescente fenomeno di bilateralità diffusa sul quale Franco Neda richiamò l'attenzione fin dal 1993. E qui il grosso problema è che se si fosse fatta una legge sulla libertà religiosa, tanti problemi italiani, ma questo siete voi che parlate, si sarebbero potuti risolvere, perché qui ormai fatta un'intesa, fate 100 intese, cioè, non, e secondo me anche gli altri ci arriveranno prima o poi, e quindi l'unico modo per, diciamo, rallentare un po' tutta questa parcellizzazione che a me mi hanno accusato anche vari colleghi che facevo che quando mi occupavo di intese facevo le intese fotocopia. E certo fotocopia, perché o fotocopia o sono privilegi. E non so quanti, forse anche qualcuno in sala. Marciotta non sa fare niente di nuovo, deve fare le fotocopie. Fa le fotocopie, perché se non fai le fotocopie c'è sempre il pertugio in cui infilare il privilegio. Chiudo subito con due citazioni che penso da me voi non vi aspetterete. Una è di Enzo Bianchi, il priore di Bose, che scrive: va detto che la laicità intesa come principio di distinzione fra Stato e religioni oggi è non solo accettata dai cristiani, ma diventata un autentico contributo che essi possono dare all'attuale società, soprattutto in questa fase di costruzione dell'Europa. La laicità è il contributo che i cristiani portano. Non c'è contraddizione tra fedeltà alla Chiesa e attaccamento all'istanza di laicità. I cristiani sanno infatti che la miscela religione e nazione, cara ad alcuni nostri uomini politici, è tra le più esplosive e perniciose, perché aggrava l'odio umano sulla base di un preteso odio divino. Ultima citazione e chiudo: una persona che penso alcuni di voi abbiano conosciuto, incontrato, ma con cui ebbi una forte amicizia, paradossalmente grazie all'Elio Basso, che certamente credente non era, padre Balducci. Scrive nell'87: io sono convinto che la fine del sacro è la fine della cultura di guerra e che non ci può essere cultura di pace se non eliminando il sacro. È un sacerdote, per chi non lo sapesse. Il messaggio di Gesù era messaggio di pace, di non violenza. Cita: in qualunque casa andate, dite pace a questa casa. I primi cristiani vivevano al di fuori delle strutture sacrali, celebravano l'Eucaristia in casa, non nel Tempio. Lasciarono il Tempio, anzi furono gettati fuori dal Tempio. Non avevano sacerdoti, i loro ministri erano presbiteri, anziani.
e rifiutarono le parole sacrali. La loro collocazione nella società era una collocazione di tipo laico. Non avevano cornici sacre. Il mondo pagano era un mondo religioso. I cristiani erano combattuti perché non erano religiosi. Non avevano una simbologia sacrale e non sacrificavano a nessuno. Il loro momento espressivo era la scena. Non c'erano tra loro gerarchie, ma ministeri. Quindi anche questa struttura sacrale della gerarchia non esisteva. I cristiani non l'accettavano e morivano versando il sangue per l'umanità nuova. Quando è avvenuto l'inserimento delle comunità cristiane negli spazi del potere, c'è stata la sacralizzazione della Chiesa. È cominciata l'avventura della fede dentro le categorie del sacro, che categorie che non sono l'invenzione del diavolo, ma sono le funzioni di ogni società. Ecco, lascio alla vostra meditazione le parole di due veri credenti. Grazie.